funziona. Per quanto riguarda i candidati a sito, dunque, diciamo, la somma complessiva, diciamo, viene così. Allora, il candidato sindaco della lista numero 1, Domenico Santi Prestrino, ha preso 409 voti. Invece il candidato Sebastiano Antonio Guigliotto ha preso 470 voti. Quindi un verbalino. Allora, lo leggo per essere precisi. Allora, il presidente della Provincia, tenuto presente il disposto articolo 2, comma 4 della legge regionale, in base al quale il proclamato il sindaco è candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accetta che il candidato signore Sebastiano Antonio Guigliotta ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 470 di voti validi. Quindi il presidente alle ore 10.30 del giorno 12 giugno 2017 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Pagliare il signor Sebastiano Antonio Guigliotta. Quindi, e direttamente entra il signor Domenico Santi Prestipino in quanto candidato non eletto alla carica di sindaco, ha ottenuto un numero di voti pari superiore al 20% di varie corrispondenti a un 46,53 dei voti, una percentuale, quindi che è superiore al 20% dei voti validi. Quindi adesso non spetta che dire, diciamo, le due, la distribuzione dei seggi della lista numero 2 e della lista numero 1. Poi come ho detto, quindi vanno i due terzi, quindi i due terzi su 10 sono dei quasi, quindi sono 7. Allora, i 7 consiglieri eletti per la lista numero 2 sono Briguglio Angela, che ha ottenuto una cifra individuale di 584, Lagana Francesco, una cifra di 570, Ruggeri Giulia, 561, Molino Ivana, 532, Totaro Rosario, 528, Villa Giuseppe, 520 e il settimo è Annone Carmelo, 584. Invece la lista numero 1 che va all'opposizione, dunque i due candidati che hanno preso il maggior numero di cifre individuali sono Di Blasi Fiorenzo 509 e Andronaco Santina 469. Abbiamo grazie a tutti e grazie soprattutto agli amici che hanno
Siamo più fratelli, tutti a chiarata, non ce la fanno. Se non avete messo più la cosa è grave. Siamo più ordinati. Grazie a tutti, un'altra volta, accomodatevi, questa è casa vostra. Grazie. Ai miei amici solo una cosa posso dire, allora, io devo rinnovare continuamente il grazie per tutto quello che avete fatto, perché se oggi noi siamo qua non è farina del sacco di Sebastiano, ma è un po' di Tizio, un po' di Filippo, un po' di Francesco, un po' di Angelo, un po' di Anna, di tutti. Amministrativa del comune, ma ci rivedremo soprattutto per il primo consiglio comunale, il consiglio comunale di insediamento, del giuramento del sindaco e poi per passare una serata in convivialità, va bene, con amici, con altri nostri sostenitori, con tutti i nostri amici in piazza municipio qua a Pagliara. Questo è un anticipo di quello che sarà il programma prossimo di questo mese. Va bene? Va bene, grazie. Grazie di nuovo. Io non posso fare a meno di dire una cosa qua a Sebastiano, ma che ho detto a tutti i sindaci in Italia che ho incontrato, diciamo, negli ultimi 10 anni, nel corso di manifestazioni varie, compreso al sindaco precedente di questa amministrazione, che nel fare la manifestazione ai caduti aveva messa la fascia tricolore al contrario. Lui andrà ad indossare questa sciarpa. Ma dove questa fascia? Questa fascia. Qual è il significato di questa fascia? Non lo sa quasi nessuno. Anzi, nessuno. Facciamo conto che la fascia sia questa. La posizione della fascia è questa, così. Da destra a sinistra. Sulla spalla destra, sulla sinistra. Fate conto che qua ci sia una spada. E che io debba prendere questa spada. Nel momento in cui io prendo, assumo questa posizione, il mio braccio attraversa l'omero, il cuore e la spada. Questo significa che il sindaco, ma il pubblico ufficiale in generale, deve amministrare
con forza, con cuore, cuore e con l'azione. Bravo! Qualche istante fa abbiamo ascoltato dal segretario di seggio la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Pagliara ed eccolo qua. Siamo in compagnia con il neo sindaco avvocato Sebastiano Gugliotta. Avvocato, dopo una notte ricca di emozioni i cittadini di Pagliara hanno deciso di voltare pagina. Come commenta il risultato elettorale e cosa dice sui 470 elettori? Intanto li ringrazio per il consenso che hanno dato alla lista Cambiare per Unire. Oltre ai ringraziamenti devo anche dire che, così come detto in campagna elettorale, ritengo di essere per il futuro il sindaco di tutti, di nessuno escluso, e di mettermi a disposizione dei miei concittadini con tutte le mie prerogative, le mie competenze, la mia professionalità per essere un buon sindaco, per fare anche una buona amministrazione. Come commenta il voto di questa notte? C'è stato un testa in testa quasi fino all'ultimo, poi alla fine gli elettori vi hanno dato ragione. Sì, all'inizio c'è stato un po' di suspense nei primi 200 voti, però si aspettava poi una certa rimonta ed effettivamente questa c'è stata. Tant'è che il nostro consenso è superiore di 62 voti rispetto a quello dei nostri amici della lista Insieme si può. E la sua lista si chiama Cambiare per Unire, che poi è stato anche il filo conduttore della vostra campagna elettorale che, visto il successo ottenuto, è stato accolto dai suoi concittadini. Penso che il nostro programma sia stato, come dire, ben recepito da tutti i concittadini, dalla maggior parte dei concittadini di Pagliara, da coloro che ci hanno dato il consenso. Un programma credibile, lo abbiamo esposto con molta onestà e semplicità, e soprattutto ritengo che quello che ha favorito i consensi nei nostri confronti è stato la verità con cui abbiamo voluto caratterizzare la nostra campagna elettorale, su fatti, su parole, veritieri, ecco, senza mezze misure, senza alcuna falsità o inganno, e questo ci ha dato la fiducia dei nostri concittadini. A quali sono, a suo avviso, le priorità che vanno subito affrontate? Ma le priorità sono tantissime, a partire subito da quello che è la diminuzione della pressione fiscale, che è stato nella nostra campagna elettorale uno dei punti chiavi del programma della lista Cambiare per Unire, oltre a quello che è lo sviluppo urbanistico del territorio del comune di Pagliara. Ritengo che questi due elementi, lo sviluppo urbanistico e l'abbattimento della pressione fiscale, sono due degli indirizzi su cui la nuova amministrazione si deve impegnare e portare risultati fattivi. Che messaggio di speranza vuole dare ai suoi concittadini e che l'hanno chiamata a guidare il paese? Cosa dovranno attendersi da lei e dalla sua compagine per i prossimi 5 anni? Devono attendersi la massima disponibilità. Ci sarà una squadra a disposizione di ognuno dei cittadini del comune di Pagliara, di tutti, di nessuno escluso. Chiunque, per qualunque motivo, per qualunque problema, per qualunque esigenza, può benissimo e deve sapere che le porte della casa comunale saranno sempre aperte. Un sindaco di tutti? Il sindaco di tutti, così come avevo promesso 5 anni fa, lo riprometto ancora oggi, e sicuramente sarò certo di portare a termine e di rispettare questa promessa che prendo oggi con i miei concittadini. Bene, ringraziamo il neo sindaco di Pagliara, dottor Sebastiano Gugliotta, e tanti auguri di buon lavoro. Grazie.